Salve a tutti amici, mi vedete con lo zaino ma non sto facendo nessun trekking. In pratica sono andato alla Decathlon per acquistarne uno adatto alle mie esigenze e quando l'avevo acquistato avevo trovato una malformazione sullo schienale, la parte rigida e diciamo la tipo il rinforzo, quella specie di lastra che poi è una plastica dura. In pratica in fondo allo zaino vicino alla schiena era rigirato, era malformato e quindi lo dovevo sostituire in tutti i modi. Sono tornato, mi sono fatto accompagnare e mi sono fatto lasciare lì. Adesso però sto ritornando a casa, ma vantaggio e non so se riuscirò ad arrivare a piedi o mi verranno a prendere. Intanto mi sono avviato perché saranno un paio di chilometri, così provo anche lo zaino, a parte il leggero non c'è niente dentro e vabbè, sembra promettere bene. Sono quelli della Decathlon, ora non sto a pronunciare il nome perché non mi riuscirebbe neanche a pronunciarlo, non me lo ricordo come si dice. Comunque sono prodotti validi, ho provato anche altri prodotti, mi sono trovato sempre bene. È un 40 litri e quindi direi che è ottimo, abituato al mio che era un 24 litri, che poi sinceramente non era neanche uno zaino da trekking quello che usavo prima, era più per tutti i giorni, un qualcosa da tecnologico per cui ci si poteva inserire dentro anche il PC, invece questo è tutta un'altra cosa. Oggi è anche abbastanza caldo, sarebbe l'ideale per fare qualche cammino ma è troppo tardi. Guarderò questo fine settimana se inizio a fare qualcosa, visto che ora c'ho anche lo zaino un pochino meglio e così lo proverò se farà sudare o meno, perché il mio problema era quello. Volevo cambiare zaino perché quello che avevo prima proprio ci sudavo nel verosimile. Questo non dico che non suderò, però sicuramente suderò molto meno perché è di quelli con lo schienale distaccato dallo zaino. Ci passa una rete fra me e lo zaino, quindi dovrebbe essere doc. Vabbè, a parte tutto il pippone, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per i prossimi video, che saranno sicuramente su qualche cammino o trekking. Ciao e a presto!